che tutto è perso, tutto è rotto ormai, considerando noi soli in queste circostanze nuove, lasciamoci così, perché un legame sempre resterà. Pregherò, piangerò per desiderarti tanto, per lasciare ogni rimpianto, e no, non lo so che farò quando avrò finito il tempo e sarà tardi per l'inverno che nel cuore ho, per te io pregherò. Pianto e non riesci a dormire, allora ti direi, stavolta sarebbe per sempre, non importerebbe niente se le parole tue mi hanno fatto male, ma tanto vale che stavolta non dirò niente, perché l'orgoglio in amore è un limite che sa sia solo per un istante, poi torna la fame. Se un giorno tu sentissi che c'è qualcosa che non ti sai spiegare, non ti lascio andare, non chiedere a me. Le forti sensazioni dell'inverno ci portano ricordi silenziosi, il freddo che gelava anche il respiro, gli sguardi diventavano preziosi, gli occhi tuoi cercavano un abbraccio e un po' di solitudine sfumò. Bene così, bene così. Cause I don't wanna waste my time. See me in the spot.
sveglio per guardarti nella luce del mattino. Questo amore più ci consuma, più ci avvicina. Questo amore è un faro che brilla. Vorrei incontrarti fra cent'anni. Hai fatto un cortometraggio insieme ad Alpa 1, avete... mediometraggio avete realizzato e addirittura avete parlato sul sociale, una cosa importante. Sì, si chiama Barriere architettoniche in famiglia. Abbiamo ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica per l'anteprima nazionale e parla appunto di quelle famiglie dove all'interno ci sono dei disabili, i familiari di solito, che vengono sfruttati dai familiari per le agevolazioni e poi abbandonati al proprio destino. Siccome la tematica è scotta e dà fastidio in tutta Europa addirittura, anche la UIL lo ha preso come simbolo alla lotta alle barriere architettoniche. Infatti questa è una cosa importante, siete stati lì premiati se non erro. Sì. E la vincitrice di stasera è per la simpatia, per l'energia che mette sul palco, perché mi ha fatto veramente arrivare un'emozione, Mari Carrotolo. Ah, hai visto? La vincitrice, perché poi è da apprezzare tantissimo, sapete perché? Perché fa tutto da sola. Non è, cioè non è guida, non è la coreografa che gli prepara, sì. Fa tutto da sola. Bravissima. Quindi un doppio applauso, brava e complimenti. Per pochissimo, proprio siamo così, come si dice, filo di rasoio. Vince la puntata questa sera, la sesta puntata, la sesta di puntata. Anch'io canto, Luca Bullo. Eccolo, bravo Luca, bravo, te la sei giocata, eh? Bravo, visto la solidarietà, bravo.